La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, avendo l'esigenza di captare nuovi flussi turistici, eroga attraverso un bando contributi a titolo di concorso spese a gruppi di turisti che soggiornano presso le strutture ricettive, alberghi, agriturismo, villaggi turistici, residence della provincia dell'Aquila e di Teramo. Sono ammessi al beneficio i tour operator, le agenzie di viaggio, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le associazioni onlus, i circoli ricreativi, i circoli culturali, le fondazioni e le parrocchie. L'ente camerale in questo momento ha lanciato un bando molto importante, credo, proprio per captare i flussi turistici a livello ovviamente di ricettività. Quindi abbiamo messo in campo una serie di azioni che possono essere utilizzate dagli operatori per promuovere al meglio le proprie strutture e per promuovere noi tutti al meglio il nostro territorio. Il territorio abruzzese ha una grande attrattività, però abbiamo ritenuto importante dare un aiuto economico per l'organizzazione di gruppi in particolare. Infatti il bando si rivolge a gruppi di minimo 25 persone e la Camera di Commercio dell'Aquila e di Teramo, quindi la Gran Sasso, eroga un contributo di 30 euro a persona sulla seconda notte, quindi banalmente anche per i weekend entra in campo questo contributo. Voi capite bene la portata di questa iniziativa, perché ovviamente se c'è un gruppo culturale, un gruppo sportivo, una parrocchia, un CRAL che vuole venire in Abruzzo, magari quando deve scegliere la meta sarà interessato anche a livello non solo per le bellezze paesaggistiche ma anche a livello economico di venire da noi, quindi questo è un modo per captare e spostare i flussi turistici. Intanto gli operatori del settore alberghiero si dicono ottimisti per la prossima estate, anche se gli aumenti dell'energia potrebbero erodere i risparmi che le famiglie destinano alle vacanze. C'è un bel fermento, ci sono interessanti richieste, è chiaro che il problema dei risparmi domestici italiani che in un certo senso seguono anche i costi giornalieri della famiglia pongono oggi una riflessione su quante di queste richieste potranno essere confermate o su quanti flussi potranno essere interessati rispetto alle disponibilità magari maggiori che si potevano avere nell'anno pregresso. Immaginiamo i costi energetici, immaginiamo tante altre realtà che erodono delle disponibilità familiari, le quali poi debbano essere messe a budget all'ultimo momento.